Qatar, quindi non possiamo cambiarlo così. Bisogna sempre essere se stessi e si va avanti. Penso che uno deve essere apprezzato per quello che fa in campo e non per come si pone fuori. Ecco, secondo me è così. Ripeto, ognuno ha il proprio carattere. Io sono fatto in questa maniera, mi piace parlare poco, cioè non è. Il lavoro sul campo è secondo me sempre la cosa che uno deve privilegiare. Poi chiaramente per giudicare le persone come comportamento bisogna frequentarle perché magari dicono è sempre arrabbiato, invece non è così. Riesco anche a ridere, però è chiaro mi viene un po' difficile dopo la partita, o vinci o perdi, c'è sempre quella tensione che magari ti fa apparire in maniera diversa di quello che sei. Le interviste in genere le fanno, quelle più importanti sono che c'è più attenzione dopo le partite, dove magari uno non è allegro, ripeto, per questo motivo, anche se magari si vince. Quindi, ripeto, la conoscenza personale può esprimere un giudizio che si avvicina più alla verità. Quando si incontrano grandi squadre, siccome ci sono delle differenze, sì, diciamo così, si dice sempre che non erano in giornata. Ecco, magari secondo me la verità magari sta a metà strada, ecco, perché magari l'Udinese li ha costretti a non giocare bene, ma ha giocato molto bene l'Udinese, quindi un merito probabilmente ce l'abbiamo anche noi, se il Milan non si è espresso al massimo. Ha fatto molto bene, quindi ci sono buone possibilità che venga confermato, anche perché non abbiamo neanche l'alternativa, quindi non è che ci possono essere dubbi in quel caso lì, perché Zapata ancora è da verificare, per cui in ogni caso non è al meglio, perché in pratica è dalla partita col Napoli che si è allenato pochissimo. Sono deciso, però può darsi qualcuno, ecco, senza stravolgere niente, perché quando si trovano magari determinati equilibri, come è successo in queste 2 partite e mezzo, diciamo, stravolgere, perché poi c'è tutto il tempo per recuperare, ecco, perché poi giochiamo di sabato, poi c'è la sosta, quindi a volte si fa il turnover anche per prevenire eventuali problemi fisici, ecco, però il momento in cui c'è la possibilità di recuperare non vedo grossi problemi, e quindi qualcosina magari si può fare. C'è qualcuno che sta bene, lo vediamo che non ha giocato dall'inizio, vediamo un po', valuteremo stamattina quale sarà tra i disponibili, però un giocatore che non gioca da 6 mesi, da una settimana si allena con la squadra, mi sembra un po' di affrettare eventualmente perché non ha la tenuta per tutta la partita. Noi cerchiamo sempre di non mandare allo sbaraglio nessuno, è chiaro che quando uno sta tanto tempo fermo non può avere l'intensità, non può avere la durata di una partita intera e soprattutto contro una squadra che gioca sempre a ritmi alti. Quello che hanno fatto le ultime partite stanno cambiando qualcosa, però purtroppo quando ci sono tanti impegni non si è costretti a fare determinate scelte, però ripeto, a volte quando va bene si dice che si è fatto bene, ma quando si perde magari si dice che era meglio non farlo, per cui sono scelte che spettano a loro. Noi sappiamo, abbiamo pagato sulla nostra pelle, che giocare spesso comporta anche qualche problema, però è meglio in ogni caso giocare spesso. 4 ore in questo certamente non è che ci sono cambiamenti radicali dal punto di vista fisico, recuperi chissà di quale differenza, ecco, però ripeto, in ogni caso se c'è bisogna sfruttarlo, bisogna capire che dobbiamo rispondere alle loro caratteristiche, ci dobbiamo far trovare preparati. Ho avuto la conferma, il problema, l'ho detto all'inizio, non stiamo facendo dei lavori, stiamo cercando di lavorare su 2 sistemi di gioco da un po' di tempo, da quando abbiamo avuto il rientro di tutti i nazionali, stiamo lavorando con più soluzioni, proprio perché privilegiare, diciamo così,
cercare di avvicinare alla porta di Natale, ecco, di non fare sprecare se gioca sull'esterno tante energie in fase di copertura e quindi in questa maniera poi dati di questo inizio di stagione lo dicono chiaro che ha fatto sempre gol quando si è giocato in una certa maniera, ecco, soprattutto quando si è giocato con due esterni alti, diciamo come Sanchez e Pepe, e lui vicino a Floro che svaria, no? I gol li ha fatti tutti così, tranne chiaramente quelli sul rigore che insomma non dipendono dai. Se cerchiamo di mettere la squadra in campo secondo le caratteristiche dei giocatori, che bisogna tirare il meglio in ognuno di essi, per cui in questo momento è chiaro che i numeri dicono questo, che Di Natale da posizione centrale non è che prima non facesse gol, l'anno scorso ha fatto gol giocando in maniera diversa. Però in questo momento ha una certa continuità, ripeto, giocando. Questo non significa che non deve sacrificarsi in fase di non possesso, anziché andare sull'esterno, insomma, che si fa un po' più fatica e ci si allontana un po' dalla porta, il sacrificio lo fa in mezzo al campo. Che lavorandoci, trovando determinati equilibri, tutto è possibile, ecco, perché non cambia nulla dal punto di vista tattico, non cambia nulla perché dal punto di vista della corsa, della dinamicità, Sanchez, Pepe, tutti questi, Lodi stesso si sono fatti trovare pronti, quindi si può variare senza trovare difficoltà. Ho fatto le cose sempre per grado, non dall'oggi al domani stravolgiamo, bisogna lavorare sulle cose e trovare gli equilibri e quando si trovano gli equilibri poi tutto è possibile. Basta che ci sia la voglia che c'è stata l'altra sera, la voglia di sacrificarsi, perché nel calcio ci sono le due fasi di gioco e bisogna farle sempre alla stessa maniera, con lo stesso impegno, perché sennò diventa, ci sono quelli preposti a giocare quando hanno la palla e poi quelli che devono correre il doppio. Invece quando c'è quello che c'è stato l'altra sera, questa voglia di coprire bene gli spazi anche in non possesso, chiaro che le energie vengono divise equamente. Siamo cresciuti e quindi quando si cresce dal punto di vista fisico è chiaro che è più facile trovare determinati equilibri.